Ciao, io mi chiamo Sydney, benvenuto sul mio canale e sulla mia rubrica russaliana, appunti russi di un'italiana, dove oltre a raccontarti di lingue, luoghi e persone dove mi trovo, ti racconto di un posto concreto dove mi trovo. In questo momento è la città di Mosca. Ti racconto un po' della vita quotidiana. In questi giorni parleranno un po' tutti delle elezioni, quindi ne parlo anch'io perché le elezioni sono un fatto della vita quotidiana. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, metti anche un mi piace a questo video se ti piace. Nel video precedente ti ho raccontato delle mie prime elezioni in Russia, ma l'idea inizialmente era di raccontarti più in generale che aria tira, come mi domandano spesso parenti e amici. Per questo in questo video ho raccolto 8 curiosità su queste elezioni presidenziali del 2014. Non siamo nel 2014, a me piace ringiovanirmi. Numero 1. Chi sono i candidati a queste elezioni presidenziali 2024? Ce ne sono 4, ma ce n'erano anche altri, ce ne sarebbero potuti essere altri, ce ne sarebbero potuti essere 2, Nadezhdin e Dunsova, che non sono arrivati, diciamo così, nemmeno in semifinale, mi pare di capire, che si erano espressi a sfavore della guerra in Ucraina. In particolare Dunsova non ha potuto candidarsi per motivi burocratici. I 4 candidati sono Davankov, Kharitonov, Slutsky e Vladimir Putin, che immagino conosciate già. Davankov, Slutsky e Kharitonov, insieme ad altri candidati che non sono arrivati in semifinale, intervistati, hanno espresso in maniera non troppo convinta le loro speranze di vincere l'elezione. Ви думаете, что вы сможете победить? Значит, я не могу так говорить, победить и победить. Ну, что вас вопрос? Вы планируете победить? Ну, кто? Да, во-первых, что считать победой? Вы планируете победить? Конечно, нет. Я на идиот похож. Вы планируете победить? Я планирую сделать все для консолидации русского общества. А победить? Вы планируете победить? Мечтать нужно всегда. Но вы не планируете. Вы знаете, планирует Господь Бог. Знаете, я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иноагент. Numero 3. A proposito della burocrazia di cui parlavo nel numero 1. L'addetto stampa del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista a Roger Cohen per un reportage del New York Times del 6 agosto 2023, che si intitola Putin's Forever War, avrebbe detto, cioè non avrebbe detto, lo cita così Roger Cohen, la Russia non è una democrazia ma una costosa burocrazia. Putin verrà rieletto nel 2024 con il 90% dei voti. In seguito però lo stesso Peskov ha chiarito la sua posizione per il TASS dicendo che Cohen l'ha interpretato male, non ha capito bene. Lui non intendeva dire che le elezioni siano una mera e costosa formalità, ma che Putin è tanto già popolare così, già di suo, quindi il risultato si sa già. Le elezioni si faranno comunque perché il presidente le reputa uno strumento democratico importantissimo e si faranno comunque anche se già si sa purtroppo che Putin vincerà perché lui è molto popolare. Se non è zuppa, è pan bagnato. Numero 4. Ascoltando tutti i numeri precedenti avrete già potuto capire che le elezioni, ma penso che sia così anche nel nostro paese o anche in altri paesi, siano un conviviale momento anche di intrattenimento, una specie di rituale della nazione, così come, non so, la festa di paese, il carnevale. E... Allo stesso modo, in alcune zone della Russia, per esempio in Tatarstan, il vicepresidente della Repubblica Leyla Fazliyeva e il giornalista di Tatarinform Nail Selivanov commentavano in questo modo. Lei, Leyla Fazliyeva, diceva che il giorno delle elezioni sarà dedicato in particolare
ai valori della famiglia. У нас уже есть интересная семья, которая познакомилась на выборах президента Российской Федерации в 2008 году, если не ошибаюсь. Теперь это одна из успешных многодетных семей в Татарстане. Мои родители познакомились на выборах. Это было, правда, давно и в деревне, но это было так. И поэтому это шанс для всех. И великолепно. Да. Ничто не мешает приглядеться друг к другу на выборах. Выбрать президента и судьбу, да. Numero 5. In molte regioni, in molti stati della Federazione Russa è possibile votare online. Tra l'altro non intendiamo l'e-voting, dove si vota esclusi online ma esclusivamente da una cabina che si trova nel seggio elettorale. Parliamo di i-voting, cioè esiste la possibilità di votare comodamente da casa ma anche comodamente dal proprio cellulare in qualsiasi posto tu ti trovi, e in realtà chiunque abbia il tuo cellulare in mano, perché questa è la mia perplessità. Per questo già da fine febbraio, io per esempio come moscovita, ho ricevuto un mare di mail, un bombardamento di email e di sms che mi chiedevano di prendere parte a questa iniziativa e di votare online. Addirittura c'è stato 2 o 3 settimane prima delle elezioni un test di funzionamento di questo sistema di voto online. Veniva chiesto ai moscoviti di votare se lasciare Пьоппо. Veniva chiesto ai moscoviti di votare se lasciare i pioppi o se tagliarli tutti. Perché? Perché la città di Mosca è piena di pioppi che nel mese di giugno lasciano per le strade questo caratteristico puh, lo chiamano i locals, che sarebbe questo polline dei pioppi che è un po' come l'ovatta, no? Sembra una specie di neve dell'estate, io la chiamo così. Non ho partecipato a questo test, mi sembrava una cosa un po' strana, poi vabbè, per vari motivi tecnici non mi sono proprio interessata di questa cosa. Da alcune fonti di canali Telegram vari sappiamo che si chiedeva alle persone che lavorano presso le organizzazioni statali di partecipare a questa testirovania, e si chiedeva di mandare uno screenshot per dare prova del fatto che il test era stato eseguito. A qualcuno questo ha fatto venire la perplessità che allo stesso modo si potesse chiedere alle persone di fare uno screenshot per dimostrare di aver votato per qualcuno piuttosto che per qualcun altro, ma sono solo supposizioni. Numero 6. Il costo del voto. Una volta, mi ha raccontato qualcuno, succedeva che per convincere le persone ad andare a votare, un po' come succede anche noi, sì, Menabolo Paisa, magari qualcuno per convincere una famiglia, un gruppo di famiglie a dare un pacchetto di voti, no? Ti portano a casa un cartone di spesa o 2 o 3 buste della spesa per famiglia, e così queste persone si garantiscono il voto. Che poi mi domando, ma se il voto è segreto, questi qui che ti mandano a casa le buste della spesa, come faranno a verificare che veramente hai votato per loro? Il voto è segreto. Dallo alla sinistra e nessuno sa niente. Segreto, Segretissimo, In Russia succede la stessa cosa. Però non sono così complicati da portarti la spesa. Si usava vendere voti a circa 500 rubli. 500 rubli con il cambio corrente sono circa 5 euro, forse in passato erano 10 euro, ma le cose adesso sono cambiate. Se sei a Mosca e voti online a Mosca, hai la possibilità di vincere non 500 rubli, ma dei super premi mega favolosi, come per esempio un iPhone, un frullatore, un aspirapolvere.
Questi tre, tutti e tre, vieni qua, guardali, guardali, sono tuoi! Ci racconta tutto in un video mandato per email sempre dal sito del comune di Mosca, la direttrice dello zoo di Mosca, dicendoci: andate a votare online, andate a votare online, assolutamente votate online, perché potete partecipare a questo concorso che vi permette di vincere questi super premi. E siccome ce ne sono tipo 3 milioni e 500 mila premi, le possibilità di vincere qualcosa sono altissime, quindi partecipate, andate a votare se vi serve un aspirapolvere nuovo. È una cosa che mi ha sempre affascinato in questo fantastico paese, perché è un paese fantastico non nel senso che è fantastico, no, nel senso che è proprio fantastico. Non a caso è qui che hanno scritto il naso. Immaginatevi un protagonista che la mattina esce di casa alla ricerca del proprio naso. Era una cosa che si poteva scrivere solo qui. In questo paese c'era il comunismo. Sembrava che si volesse rinnegare il bisogno di beni materiali in favore di ideali più elevati. Sembrava che il problema fossimo noi, poveracci che abbiamo il capitalismo e siamo schiavi di questi cellulari, dei jeans all'ultima moda. Guarda che veste colorate, tutte a 1000 lire, donne! Invece, in questo paese si vota per un pugno di dollari. Numero 7. In molte regioni e in molti stati della Federazione Russa si sta già discutendo e si sta già cercando di decidere e di manipolare in qualche modo il risultato di chi arriverà secondo. Tutti dietro a questi schermi in attesa di sapere chi arriverà secondo. Numero 8. In tutto questo clima di sorpresa o sfiducia, o magari anche fiducia, perché insomma, se danno 3 milioni e 500 mila premi solo a Mosca, è possibile che molta gente che ha difficoltà economiche sia corsa a votare pur di avere un aspirapolvere nuovo, di potersi permettere una cena al ristorante con la propria famiglia. Però ho perso il filo. Il clima di sfiducia. Molte persone, per conservare il proprio diritto al voto, farlo valere comunque, ma allo stesso tempo ribadire allo Stato, alla società, che non possono votare se non c'è una reale scelta, se non c'è una reale differenza tra i candidati, hanno preso l'Adkripitine, come ti faccio vedere nel video precedente a questo. L'Adkripitine è un certificato che ti permette di disiscriverti dal tuo seggio elettorale di competenza e riregistrarti, perché ad oggi è necessario riregistrarsi in un nuovo seggio, cosa che prima non era obbligatoria. Quindi molte persone hanno preso questo certificato, si sono riregistrate in un nuovo seggio dove non andranno mai, per votare da questo nuovo seggio dove non andranno mai. Io ho dei conoscenti che raccontano nelle loro stories di Instagram di essersi riregistrati a Phuket in Thailandia. Quello che mi domando però è: come fanno a essere sicuri che non ci sia una mafia dei voti in Thailandia che va lì e si frega il loro voto? In conclusione, che cosa vorrei dire? La mia impressione è che se da un lato ci sono tante cose da questo punto di vista che non funzionano e che rendono la democrazia russa a phony democracy, ok, ma da un altro lato non è possibile che a livello collettivo ci sia ormai un problema psicologico in Russia che non permette di uscire da questo stallo, perché se il 100% della popolazione russa andasse a votare per uno qualsiasi di questi quattro, o comunque per rendere nullo il voto, ma se tutti, ma proprio tutti andassero a votare online o di persona o dalle cabine elettroniche, probabilmente si potrebbe dare un segnale reale. L'impressione è che ci sia una sfiducia tale che
A furia di sabotare il proprio voto da soli, non andandoci o sabotando in qualche modo le elezioni, il problema diventi ciclico e come si fa a uscirne? Perché sapendo tutte queste storie del voto online, avendo controllato come funziona, da europea io potrei dire che in realtà è possibile votare qui e che il proprio voto sia veramente considerato. Ma il problema è che non si vota molto seriamente. Poi, domanda alla domanda, ma sono io che vivo in questo mondo di coniglietti rosa che ho pensato che sarebbe possibile cambiare tutto se soltanto il 100% delle persone andassero a votare? Che magari non è così. Però, fin quando non lo fanno, come facciamo a sapere che è davvero colpa di chi sta in alto se questo mondo russo non cambia? Mi raccomando, se questo video ti è piaciuto, accendi le notifiche e iscriviti a questo canale, metti mi piace. Che cos'altro volevo dire? Ciao!